E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare di Anthem. Più precisamente, andremo a riassumere la live tenuta al Games Week di Parigi da BioWare e a ricavarne i contenuti più interessanti. Partiamo da quello che è stato un po' il centro di questa live, ovvero lo strale Tempesta, che come abbiamo già visto è uno degli strali più difficili da utilizzare. Innanzitutto abbiamo visto per la prima volta le tipologie di armi che con questa tuta possiamo utilizzare. Sapevamo già che con questa tuta non possiamo equipaggiare armi pesanti, che sono una prerogativa del colosso. In questo gameplay, infatti, vengono utilizzati una mitraglietta e un fucile d'assalto. Per quanto riguarda le abilità di questo strale, la più evidente è sicuramente il volo. Infatti, grazie alle sue capacità di controllo degli elementi, questo strale non utilizza una propulsione per volare, ma bensì appunto gli elementi stessi. Tuttavia, pur utilizzando un'energia diversa, dopo un po' di tempo che voliamo, la tuta si surriscalderà comunque. Prenderà quindi temporaneamente fuoco e ci bloccherà il volo. Questo per qualche secondo, fino a che o non si raffredderà da sola, oppure passeremo per esempio in un corso d'acqua che spegnerà le fiamme. Più precisamente abbiamo visto che questa tuta ha due tipi di volo, il volo ad alta quota e quello rasoterra. Per quanto riguarda quello rasoterra, questo ci permette di muoverci più velocemente quando appunto siamo vicini al nemico, mentre quello ad alta quota è uguale a quello degli altri strali. In entrambi gli utilizzi però possiamo far uso del teletrasporto, che a sua volta si divide in terreno e aereo. Potremmo quindi utilizzarlo mentre camminiamo sulla terraferma, per magari comparire dietro ai nemici, oppure mentre vogliamo per schivare colpi aerei. Per quanto riguarda invece le abilità di questo strale, abbiamo visto che questo è in grado di lanciare dei dardi congelanti, e c'è stata un'altra volta presentata la tempesta di fulmini concentrata. Novità di questa live sono state le ultimate. In particolare abbiamo visto in prima persona quella del tempesta, che ci permette di scagliare delle esplosioni elementari in una certa area, usufruendo di tutti gli elementi. Abbiamo inoltre visto, anche se solo in terza persona, quella dell'intercettore, che grazie alle sue daghe potrà effettuare una serie di attacchi corpo a corpo devastanti. Perché ci segue su Destiny una cosa molto simile alla lama danzante. In generale siamo anche riusciti ad estrapolare alcuni elementi generali del gioco, come per esempio la presenza delle emote, che come in Destiny saranno attivabili tramite i gesti direzionali, di chest diffuse in giro per la mappa. Per esempio loro ne hanno aperta una in cui hanno trovato parti di arma e parti di tuta, il che ci fa pensare che per modificare i nostri armamenti distingueremo appunto i materiali per le armi da quelli per la singola tuta. Inoltre, per quanto riguarda le meccaniche di gioco più dirette, siamo riusciti a notare che la vita si ricaricherà automaticamente dopo un certo tempo, quindi come in Destiny, e che non dovremmo quindi curarci in nessun modo. Le munizioni invece saranno droppabili dai nemici, che lasceranno dei simboli per terra, raccoglibili semplicemente passandoci sopra. Quindi ragazzi, queste sono le informazioni più interessanti che siamo riusciti a ricavare dalla live stream di BioWare. Io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, ridotto a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, ogni video vi lasciamo qua in descrizione e anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Sono Gaul e la tua luce è mia.